Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. Vi è mai capitato di combinare qualcosa di grave? E che ne so, aver saltato scuola ed essere stati beccati mentre rubavate al supermercato infilandovi bottiglie di vodka nei pantaloni? O al lavoro, aver dimenticato di togliere l'audio al PC prima di far partire quel capolavoro di Rocco Double Anal Festival? Certo, tutte cose di una certa gravità. Ma non preoccupatevi, non è che avete causato un collasso finanziario o commesso qualche crimine di guerra. Non come queste persone. La guardia che gettò un mozzicone di sigaretta e provò a bruciare il mondo. Era circa il 2006 e l'Ucraina aveva avuto 15 anni dalla fine dell'Unione Sovietica per smantellare circa 90.000 tonnellate di esplosivi, missili e proiettili vari. Ma tra una cosa e l'altra se ne erano dimenticati. Tutto quel ben di Dio era conservato nella città di Novobogdanica in un deposito controllato da guardie. Guardie che sentivano fortemente il compito di dover controllare un arsenale che avrebbe potuto far scoppiare la terza guerra mondiale. Così per diminuire lo stress passavano le giornate sorseggiando vodka tra una sigaretta e una partitina a carte. Il dramma cominciò quando la paura venne sconfitta dalla routine. Avete presente le prime volte che guidi? Sei iper attento a qualsiasi cosa ti giri attorno, ma dopo qualche anno ti senti talmente tanto pro da provare a tornare a casa bendato e con la musica a cannone. Ed è esattamente la cosa che successe qui. Le guardie al posto di uscire a fumare cominciarono a fumare all'interno del deposito, sopra 90.000 tonnellate di esplosivi. E non sto parlando di esplosivi high tech tipo il C4, che per farlo detonare serve il giusto detonatore, altrimenti è come avere un grosso pezzo di gomma per cancellare. Stiamo parlando di roba semplice, classica polvere da sparo e nitroglicerina. E sta di fatto che uno di questi geni lanciò un mozzicone proprio vicino a una di queste scorte, troppo vicino. Ci fu un'enorme palla di fuoco che come reazione a catena fece esplodere proiettili da tutte le parti e come gran finale partirono i missili. Al culmine del disastro si poteva sentire un'esplosione ogni 2 secondi. Pensate che frammenti di bombe furono ritrovati fino a 40 km di distanza. E non me ne intendo di fisica, ma credo che per far volare un pezzo di ferro per 40 km ci voglia un'energia mostruosa. Quello che rimase alla fine fu solo un cumulo di macerie e qualche guardia con un'immensa voglia di smettere di fumare. E direi che 450 milioni di dollari di danni sono un ottimo motivo per farlo. Il tecnico che facendo un update bloccò una delle più grandi banche al mondo. Nel giugno 2012 ogni singolo computer della RBS, la Royal Bank of Scotland, smise improvvisamente di funzionare. Gli sportelli ATM erano bloccati e gli account disabilitati. Fondamentalmente tutto ciò che rende una banca legale e non una prigione per soldi non esisteva più. E non fu colpa di una rapina o di un attacco terroristico o di Tom Cruise che aveva esagerato nell'interpretare Mission Impossible, bensì il software di elaborazione dati della banca richiedeva un update. E secondo l'RBS doveva essere un compito semplice, talmente semplice da affidarlo a un tecnico inesperto, che a sua volta decise di non affidarsi al culo del principiante, ma di metterci tutto l'impegno possibile. Dopo una prima prova e un primo errore, il tecnico fece marcia indietro e riprovò l'update. Al secondo errore decise di ritornare ancora indietro e riprovare. Peccato che andò troppo indietro. Cancellò tutto. Tutto ciò che c'era dentro i PC della banca venne spazzato via. Quindi, per quanto ne sapevano i computer, anche i soldi non esistevano più. Vi lascio solo immaginare la reazione della gente quando vide tutti i propri risparmi scomparsi. La crisi durò fortunatamente solo pochi giorni, che in tempi finanziari equivalgono circa 4 eternità. L'RBS, come vi ho detto, è una banca immensa con trilioni di dollari depositati e filiali in tutto il mondo. Sono sicuro che un tecnico più esperto potevano anche permetterselo, anche perché dovettero pagare milioni di dollari in penali per tutti i disagi causati ai clienti. E alla fine tutti impararono un'importante lezione. Se stai smanettando con il tuo sistema operativo e per sbaglio premi cancella, dopo non premere salva. Gli ingegneri che fecero crollare un hotel per un trascurabile errore di calcolo. Singapore, 15 marzo 1986. Alle 11:54 del mattino l'hotel New World era a pieno regime. Un minuto più tardi l'immenso palazzo di 6 piani era solo un cumulo di macerie. Gli investigatori assegnati al caso rimasero molto perplessi. Mesi di ricerche, nulla sul motivo del crollo. Niente bombe né errori di costruzione rispetto ai progetti, nulla che potesse giustificare quella 1000 foglie da 16 milioni di dollari. Alla fine, quando sembrava che ormai ci fosse solo da chiamare Mulder e Scully, decisero di dare una controllata alle fondamenta e scoprirono che non esistevano. Mai cercato una penna per poi scoprire che ce l'avevate dietro all'orecchio? Ecco, fondamentalmente è la stessa cosa, la soluzione era lì, bastava guardare. Ok,
c'era qualcosa che assomigliava a delle fondamenta. Non è che i costruttori avessero cominciato a buttare cemento in mezzo a una palude per tirare sul palazzo, ma comunque non facevano nessun lavoro che delle fondamenta dovrebbero fare. Sapete, quando si costruisce un palazzo ci sono due tipi di carico di cui tener conto. Il carico vivo, ovvero tutto quello che entra nel palazzo, persone, lavastoviglie, cibo, televisori e così via. E il carico morto, ovvero il fottuto peso del palazzo. Entrambi sono importanti, ma se doveste scegliere quello a cui dare più importanza, quale scegliereste? Esatto, quelli che avevano costruito il palazzo si erano dimenticati di mettere nell'equazione il peso del palazzo stesso. E non è proprio un errore da niente se volete che quello che costruite stia in piedi, come uno che cerca di correre con entrambi i femori rotti. La cosa incredibile però è che nonostante l'errore colossale, l'hotel è stato in piedi 15 anni prima che arrivasse la famiglia del professore matto a dargli il colpo di grazia. Il pilota americano che accidentalmente bombardò gli Stati Uniti. Patrick Murphy era un americano e come tutti gli americani enormemente patriottico. Era il 1920, guerra di Cristero tra Messico e Stati Uniti. L'occasione buona per Patrick per dimostrare quanto amasse la bandiera stelle e strisce. Durante la battaglia di Naco in Arizona, Patrick pensò bene di costruirsi qualche bomba artigianale, andare dai comandanti militari lì in zona con il suo bel aereo per spargere semi, sì, era un contadino senza nessuna esperienza militare, e di chiedere se potesse fare comodo un po' di aiuto dall'alto. E questi accettarono, dopo tutto un po' di volontariato non si rifiuta mai, soprattutto se mette bombe, aereo e benzina di tasca sua. Ma Patrick non pilotava uno di quei jet moderni con missili guidati. Lui doveva sporgersi dall'aereo mentre guidava e lasciare andare le bombe con le mani. Difficile, ok, ma tutt'altro che impossibile, soprattutto se si sale sull'aereo sobri. E secondo voi quante possibilità c'erano che un pilota ubriaco che doveva lanciare bombe con le mani sbagliasse mira? Esatto. La città di Naco nella quale si stava combattendo aveva i due eserciti praticamente fronteggiati e Patrick sbagliò così tanto mira da commettere quello che tecnicamente è un crimine di guerra contro la propria nazione. Fortunatamente per lui non morì nessuno e ci fu un solo ferito. L'esercito degli Stati Uniti però a quel punto voleva tirar giù quell'aereo, che nonostante portasse i loro colori era sicuramente guidato dal cugino col sombrero di Maverick, ma poco dopo lo videro atterrare sulla loro pista. Patrick venne arrestato. Avrebbe potuto benissimo essere accusato di tradimento, tentato omicidio o almeno guida in stato d'ebbrezza, ma no, appurato che fu solo un errorino da nulla, venne lasciato libero, anche se forse era il caso di togliergli almeno le bombe. La banca che perse 10 milioni di dollari perché gli impiegati non riuscivano a memorizzare un codice. Nei film in cui si rapinano banche, la maggior parte di queste hanno sistemi di sicurezza talmente avanzati da scoraggiare persino Lupin. La Security Pacific National Bank di Los Angeles non è una di queste. Nel 1978 le banche avevano delle cose chiamate codici di trasferimento, assolutamente necessari per ricevere denaro da un'altra banca o per mandarlo. Se un comune cittadino veniva a conoscenza di uno di questi codici, tutto quello che doveva fare era chiamare la banca, dargli il codice, chiedere un trasferimento di denaro sul proprio conto e ridere per il resto della vita. Questi codici insomma erano vitali e molto, molto insicuri. E dove mai poteva essere tenuto un codice segreto così importante? Non so, sotto le piastrelle di un cavò protetto da guardie armate e cani? Nah, meglio su un foglietto di carta attaccato a un muro. Almeno era un muro che solo gli impiegati più fidati potevano vedere. Esatto, fidati, non svegli. Un certo Mark Rifkin, tecnico informatico, finì proprio davanti a quel muro, probabilmente a sistemare il PC di uno di questi che aveva esagerato col porno, quando realizzò che lui voleva diventare un criminale. Tutto galvanizzato da questo nuovo mondo che si apriva davanti ai suoi occhi, colse l'occasione al volo e memorizzò il codice. Una volta finito il lavoro, uscì di lì, andò a una cabina telefonica, chiamò lo stesso tecnico informatico che aveva salutato 5 minuti prima e si spacciò per un certo Mika Hansen del Dipartimento Internazionale, chiedendo un trasferimento di fondi di 10 milioni di dollari su un conto di un'altra banca. Soldi che poi si sbrigò subito a girare su conti irrintracciabili, facendoli sparire nel nulla. Quindi una rapina senza grandi piani alla Ocean's Eleven è al momento il più grande furto nella storia delle banche americane. E voi, mai scritto numeri o password importanti su un post-it?